Il paradiso, anticipazioni dal 3 al 7 aprile, Marco Gemma nascondono una verità inaspettata. L'appuntamento con il paradiso delle signore in programma dal 3 al 7 aprile 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marco e Gemma, i due ex fidanzati avranno modo di rivedersi dopo un periodo di lontananza e verranno fuori delle verità del tutto spiazzanti. Spazio anche alle vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a fare i conti con una notizia a dir poco terribile che la lascerà senza parole. Nel dettaglio, le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore nella settimana dal 3 al 7 aprile 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma e Marco. I due avranno modo di rivedersi dopo un periodo in cui sono stati distanti l'uno dall'altro e a quel punto, la ragazza si renderà conto di non avere intenzione di riprendere in mano le redini della sua relazione con il giovane giornalista. Anche Marco, reduce dalla fine della sua relazione con Stefania, non sembra essere intenzionato a lasciarsi alle spalle facilmente il passato. Eppure, in tutta questa vicenda, c'è ancora una verità nascosta che riguarda proprio Marco e Gemma, a quanto pare. Infatti, i due starebbero nascondendo qualcosa e ben presto potrebbe esserci l'amara resa dei conti finale. E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore in programma fino al 7 aprile rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Adelaide, la quale riceverà una notizia decisamente terribile e del tutto inaspettata. La contessa, infatti, verrà informata del fatto che una sua cara amica si trova in fin di vita e le restano pochissime chance di riuscire ad avere la meglio. Un durissimo colpo per la donna che, già provata dalle varie situazioni lavorative che sta affrontando, deciderà di partire al più presto e, il suo fidanzato Marcello, le farà presente di voler essere al suo fianco in questo momento così delicato e difficile. A prendere in mano le redini della situazione sarà Italo, il maggiordomo di casa Gualtieri, il quale consiglierà alla contessa di partire da sola. Intanto la relazione tra Irene e Alfredo andrà avanti regolarmente e la giovane Venere deciderà di invitare il suo fidanzato ad una cena con la sua famiglia, così da potersi conoscere meglio. Le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore al 7 aprile rivelano che ci sarà spazio anche per la collaborazione tra Ezio e Vittorio, i due decideranno di stringere un'alleanza per la fornitura delle scatole che serviranno alla vendita degli abiti del grande magazzino. Vittorio si rivelerà particolarmente entusiasta di questa collaborazione mentre Matilde, quando scoprirà ciò che sta succedendo, non potrà nascondere il suo malessere e la sua profonda delusione. Dato che si renderà conto di essere stata ufficialmente estromessa dalle decisioni importanti legate al Paradiso. Per la moglie di Tancredi sarà l'ennesima batosta che la metterà sempre più in crisi. Dopo che suo marito l'ha costretta a lasciare il Paradiso per entrare a far parte del team del suo nuovo negozio, che aprirà a breve. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar